Da una parte la Juventus in buona giornata, con Causio, Anastasi, Morini e Capello in prima fila. Dall'altra il Varese, che rifiuta esasperati i tatticismi difensivi e ripudia il gioco violento. Ne nasce una gara tutto sommato abbastanza piacevole, con i capolista che segnano 3-0 e altre ne mancano per un niente, mentre i biancorossi di Maroso dimostrano il buon livello tecnico del loro collettivo, cui mancano per ora i guizzi irresistibili delle punte. Al 20° Anastasi conquista la palla in area varesina, ma Borghi lo atterra. Calcio di rigore, che Damiani trasforma in gol con pallone saggiamente piazzato, sbilanciando Fabris. 30° Capello allunga ad Anastasi, che controlla e piazza una sventola all'incrocio dei pali, 2-0. Poco dopo c'è un rapido scambio Bonafè-Marini, quest'ultimo sfugge a Viola, evita Scirea e tira impegnando Zoff a terra. Al 42° Anastasi, nonostante lo stretto controllo, calcia a rete. Una gamba di Borghi muta la traiettoria e per Fabris non c'è niente da fare.